Eccoci qua, pronti a tornare con Mezzogiorno di Focus il sabato e la domenica su Radio Icaro e quando volete su Icaro TV e soprattutto su Icaro Play, il nostro nuovo sito. Si gioca? Si gioca Play. Anche, si possono guardare un sacco di cose, basta venire su icaroplay.it, cercare Mezzogiorno di Focus e cliccare su mi piace. Non lo fa nessuno comunque. Non è solo un sito, è una piattaforma. Una piazza Bene. Virtuale. Esatto. I tre scolaretti una con il professore Andrea Polarsi pronti a regalarvi scienza. Prego. E questo è il momento in cui lei dovrebbe nucleare nuovi giovani consulenti. Io non ho ancora detto nulla. No, io ammiravo anche la nuova grafica che ho visto. Salutiamo la nuova grafica che potete trovare. Aspetta, qua. Sì. Vabbè, cioè abbiamo delle provette. Io sotto di me ho delle provette. Lei non è una provetta, delle... Sono una provetta. Va bene, basta. Bando alle ciance, alle grafiche, a quant'altro. Entriamo, ci tuffiamo. Professore, questa estate le fa davvero bene. Basta, veramente. Si vergogni. Quindi lei saprà sicuramente aggiungere, aggiungere a questa incredibile ricerca dalla quale vogliamo partire. Partiamo da una sorta di classifica, di graduatoria, di ordine. Esatto, top delle 10 cose incredibili trovate in bagno. Le 10 cose incredibili. Allora, vediamo. Ognuno di voi può dirmene una. Vediamo se poi rientra tra le cose che sono poi in questo elenco. Devono essere incredibili, però. Incredibile. Munaretto. Dei funghi. Rossini. Gli gnomi. Batteri Alberici. Sui tappeti. Un cucciolo di opossum. Che bagno ha? Nigel Williamson del Nigel Animal Rescue and Pests Control ovviamente ha risposto ad una chiamata a Melbourne in Australia per un cucciolo di opossum bloccato nello scarico di un gabinetto. Il proprietario di casa ha detto che il coperchio è sempre stato chiuso e quindi il cucciolo deve essersi fatto strada attraverso il sistema idraulico. Williamson ha dichiarato: è la prima volta in 30 anni che abbia anche solo sentito parlare di un opossum che viene attraverso l'acqua di scarico. Sempre meglio di un coccodrillo. Ho sentito parlare di ratti, mai di un opossum. Ma è accaduto nel sito da dove ho trovato queste notizie. C'erano delle foto. Addirittura. Ma non è l'unica. Uno pensava che non potesse, invece è opossum. Cos'altro? Cos'altro è stato trovato secondo voi? Secondo voi cos'altro? Anche un coccodrillo albino. Un pitone reale nel water. Ah no, ma a questo punto la qualunque. Un uomo in cerca del cellulare. Ma in nelle fogne del bagno. Vigili del fuoco di Drammen hanno dovuto salvare un uomo rimasto intrappolato in un gabinetto portatile cercando di recuperare il cellulare di un amico. Quei chimici che ci sono nei festival. Era un Drammen. Ero in panico perché odio lo spazio chiuso, ha detto Bernsten Larsen, 20 anni. Sentiva se stesso più e più volte. È stato disgustoso, la peggiore cosa. La peggiore cosa, ha continuato, che abbia provato. C'erano anche animali dentro. Cosa? Dentro il bagno chimico. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il gabinetto per liberarlo, poiché il ragazzo era apparentemente abbastanza magro per scendere, ma non abbastanza magro da risalire. Ma scusa, ingrassato noi. Io avrei comprato il cellulare nuovo. Passiamo alla numero 3. Vai. Una serra di marijuana. In un bagno. Ma sai cos'è? Quell'umidità l'umidità all'interno, dice, quelle cose. Un uomo in Oregon è incappato in un bagno mobile pieno di piante. Come mai così tanta esperienza? No, dica pure. È per lo stesso motivo per anche cui questo uomo è incappato in un bagno. In questo caso ci sono delle foto che qua a testimoniarlo. Sì. Quest'uomo passeggiava con il suo cane durante una mattinata qualsiasi e si è imbattuto. Imbattuto in questo strano bagno. Forse qualcuno l'aveva nascosta, dice. Forse la stavano trasportando da qualche parte illegalmente. Forse la tenevano in magazzino in attesa che qualcuno la prelevasse. Sì. Ha detto tra l'altro al capo della polizia, Ken Lewis. Ken Lewis. Facendo intuire che gli agenti non avevano idea del perché le piante fossero tenute lì. La polizia ha comunque preso le piante da questo bagno mobile e le ha caricate su un camion per custodirle come prova. Succede che entri in bagno e trovi cose che non sono tue e non sai come. Tipo ad esempio, una piantagione di marijuana. Sam Cook è arrivato è arrivato a casa per trovare un corriere che aveva fatto cadere accidentalmente un pacchetto nel suo gabinetto. Accidenti. Dopo aver tentato di infilarlo in una finestra perché non c'era nessuno. Ah, ok. È caduto. Il corriere ha detto: mi dispiace veramente, lo ha scritto su un foglietto infilato sotto la porta di casa. Penso che il tuo pacco potrebbe essere caduto accidentalmente nel gabinetto. Cioè lui l'ha messo in una finestrella e ha sentito splush.
Cook ha preso l'incidente con spirito, ha chiesto alla Royal Mail di metterlo in contatto col vettore per essere sicuro che l'incidente non nascondesse secondi fini. Certo. Non c'è niente da chiedere scusa. Qual è secondo quali fine, secondi scusa? Fini? Ha detto tentativi di effrazione o di truffa. Ah, ok. Certo, certo. Ha detto non c'è comunque niente da chiedere scusa. Il pacco è integro e ha dato a me e a migliaia di altre persone una buona risata. Dai, quella è presa bene. È finita bene, dai. In Florida hanno trovato un'iguana. Ah, ok. In Texas uno scoiattolo. Vabbè, uno scoiattolo ci sta. In Cina andiamo a Guangzhou, sì, in un bagno. Uno yo-yo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare una donna che era rimasta 6 ore con la gamba intrappolata nella turca di un gabinetto pubblico. Perché era scivolata. Sì. Oh, sì. Mi dispiace. Hanno usato vari attrezzi per liberare la gamba della donna. Alla dopo fine una la lunga dinamite. Dopo una lunga procedura il C4 è stata finalmente estratta integra. Okay. In Alaska hanno trovato una pistola. In un bar. Sì. Una festa segreta anche. Dove, scusi? In un bagno. In un bagno? Esatto. Allo Sziget Festival di Budapest. Ah, che festival, è famoso. Hanno scoperto un rave segreto che si svolgeva all'interno di uno dei bagni mobili dell'evento. Una partecipante ha spiegato che il rave era nascosto dietro un corridoio segreto che a sua volta era nascosto in una toilette mobile apparentemente normale. Mamma era mia, quanti segreti! Sì, è una matriosca. E poi, come qualcuno di voi ha detto in precedenza, anche un serpente. Chi l'ha detto? Vorrei solo farvi notare, ragazzi, chi l'ha detto? Che grande spocchia! Io ho comprato il libro con gli esercizi per l'estate. Sì, con i mandala, ma mandala pure la canzone. In Thailandia. In Thailandia è accaduto tutto ciò. Ok. Sì, risaliva lo scarico. Era lui che va in ferie in Thailandia e lascia i suoi serpenti in giro. Va bene, e siamo in estate, amici. E come celebrare meglio l'estate se non con la grandissima Sabrina Salerno? Una scusate, canzone. Non ricordo chi è, potete darmi un indizio? Adesso ti facciamo vedere. Anche due. No. Guarda il video su YouTube. Anche due. Che splendore. Mamma la musica mia. Degli anni Ottanta, effettivamente. Le degli anni Ottanta. Non avete potuto vedere il video, perde molto. Grazie agli indizi del professore, ho capito chi è Sabrina Salerno. Su YouTube lo cercate il video, guardate, soprattutto sul finale, vi regalerà grandi sorprese. Almeno due, giustamente, come diceva il nostro professore. Continuiamo con la scienza. Perché il marito tradito è chiamato cornuto? Ah, questa è una bella domanda. Perché ci sarà un toro di mezzo? Io davvero non ho parole. Non le so. Mucche di mezzo ci sono. Ma la vostra incertezza è condivisa anche dalla scienza. Ah. Perché non è chiaro il motivo per cui le corna sono il simbolo dell'infedeltà coniugale. L'infedeltà qualcuno subita, suggerisce che l'aggettivo cornuto, nel senso di tradito, derivi dal maschio della capra, la cui compagna è nota per la disinvoltura con cui cambia parte. Ah, sì, cioè le capre sono un po' così. Però nell'antichità le corna erano simbolo di virilità, coraggio e audacia. Infatti, gli dei venivano rappresentati con le corna sul capo. Sì. Quindi non è chiaro perché le sorti di questa parola siano così fortemente mutate nei secoli. Molti studiosi hanno cercato di capire dove e quando l'espressione avere le corna e l'aggettivo cornuto hanno cominciato il significato ingiurioso attuale. Secondo alcuni fu a Costantinopoli al tempo dell'imperatore Andronico Commeno. Con meno cosa. Siamo nel 1120. Cioè, ma per caso era un batteri ciborg? Forse sì. Era un batterio ciborg. Si racconta che questi usasse rendere noti i suoi successi amorosi facendo appendere nei luoghi più frequentati della capitale le teste dei cervi da lui uccisi a caccia. Ma questa è solo un'ipotesi, naturalmente. Non accreditata. Invece, adesso entriamo proprio in un tema scientifico sanitario. Molto bene. Perché vogliamo dare una speranza a tutte le persone che soffrono di depressione clinica. Finalmente. Soprattutto quelle che sono chiuse in quella casa lì. Appunto, che ci stava. Dopo 10 minuti vanno in depressione clinica. Non ci stava per niente. Molte volte neppure gli psicofarmaci riescono a risollevare le persone da questa malattia. Calci ma una sedere? Nuova e inaspettata. No, a quelli del Grande Fratello. Pensavo a chi soffre di una nuova e inaspettata speranza arriva per loro dai funghetti allucinogeni. Ah, ecco, vedi? Per sbaglio ti nascono nel giardino. Poi dicono cose male di me. Nel 2016 un trial clinico ha dimostrato che dosi di psilocibina, il principio attivo presente nei funghi, erano in grado di migliorare radicalmente la situazione di 12 pazienti affetti da depressione clinica. Secondo me i funghetti allucinogeni migliorano la situazione di qualunque cosa. Sì. La ricerca condotta dagli scienziati dell'Imperial College di Londra, pubblicata sul Lancet,
giornale, che sarebbe, cioè, l'ANSA, però del più piccola. I soggetti dello studio, 12 volontari, non erano riusciti a migliorare neanche con due differenti antidepressivi tradizionali. La somministrazione di questa psilocibina, avvenuta in un ambiente protetto e rilassato, con certo, tanto di musica, certo, ha indotto viaggi psichedelici durati fino a 5 sì, ore. Ma la musica era bam, 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 bam. I 12 pazienti hanno goduto dei benefici dati dalla sostanza per 3 settimane. 5 di loro sono rimasti senza sintomi anche per 3 mesi dopo il trattamento. Oh, però sono tornati, sono tornati nella... Vabbè, a quel punto fai un'altra dose di funghi. Okay, adesso cura. Voi probabilmente lo conoscete già perché cioè, seguite un po'. È molto probabile. Io vi parlo di Mitch, sì? Felderhoff. Ah, come no, certo. Cos'è? Vabbè. È un coniglietto che cammina. No, è un famoso entomologo. No, è il presidente della Münster Milling. Il presidente Münster Milling, stavo dicendo. Carzuzze. Che ha fatto una cosa strana. Sì, sì, esatto. Carzuzze Institute. È il CEO? CEO. Sì? Di un'azienda che per produce CEO. Alimenti per cani. 36. Per... Se allora dicevo io, lo diceva no, quello no, di là. No, allora, una volta. Per dimostrare dire. Quanto erano buoni i prodotti della sua azienda. Così ho paura. Ha mangiato cibo per cani per 30 giorni. Ha detto non adesso è stata abbaia. Non è stata la cosa più semplice al mondo da fare. Immagino. Il cibo per cani non è facile da mangiare, ha un forte odore. È impressionante sì. quello che ha detto. Sì, E ha detto che durante la prima settimana, soprattutto i primi 4 giorni, sono stati davvero difficili. Sì. Non mi sentivo bene. dopo. Prof, scusi, ho cominciato a vedere cose strane. Che cosa ha trovato poi in bagno lui? No, ma dopo magari. Questo inizio difficile, I cani, sì. alla terza settimana l'uomo si è trovato molto meglio. Sì. Si è abituato al gusto del cibo per cani. Ma dai, che fortuna. E in uno dei video che accompagnano questa notizia, sì. Dice di sentirsi molto bene. Anche. Con l'eccezione di una lieve mancanza del sapore del cibo tradizionale. Ragazzi, sono veramente euforico. Non riesco ad avere reazioni a questo artista, mi viene il disgusto. E allora parliamo di un'altra cosa di grande attualità. Attualità, devo rimettere questa. È attualità. Ma no, ma sembra incredibile. Due volte in una puntata. Ma quando è il tuo compleanno che ti regaliamo un set di base? Sembra incredibile, proprio... siete sì. un po' stupefatti? Sì. Ma la ricerca dei viaggiatori del tempo è un'attività che continua a coinvolgere tuttora ricercatori blasonati e scienziati davvero? Di tutto il mondo. È una tematica interessantissima. Ci saranno uomini e donne che hanno deciso di dedicare la propria vita alle scienze, sì. spendono anche parte del proprio tempo a capire come riconoscere eventuali personaggi provenienti da passato o futuro. Oh, ok, e come funziona? Stephen Hawking stesso lo ha fatto. Addirittura, sì. niente meno. Il celebre scienziato inglese, venuto a mancare nel certo, 2018, nel 2009 aveva organizzato un party dedicato ai Time Traveler, sì. rivelandone la data solo dopo che la festa si era svolta. Ah, quindi ha detto ieri c'è stato il party. In questo modo avrebbero potuto parteciparvi solo visitatori provenienti dal futuro. Molto bene. Il fatto che nessuno si sia presentato alla festa, secondo Hawking, è una prova dell'impossibilità dei viaggi nel tempo. Comunque, volevo dire che anch'io sto facendo queste indagini sì. le ho già fatte nel passato, ma le dovrò ancora fare nel futuro. Molto bene. Amal Dorai. I funghetti però non si guarda in bocca. Esatto, nel 2005 anche Amal Dorai, un sì. laureato del MIT, ha fatto un esperimento simile. Aveva nascosto gli inviti alla festa che si sarebbe dovuta tenere nel campo di pallavolo del campus del MIT all'interno di libri della biblioteca e in capsule del tempo nascoste sottoterra. Solo che il campo di pallavolo non c'era ancora, non era stato esatto. costruito. Alla riunione si presentavano 450 persone. Nessuna di loro si qualificò come viaggiatore del tempo. Beh, ma lo fanno, cioè, se no, scusate, sono viaggiatore del tempo, te lo dico. Facciamo, utilizziamo la tecnica che hanno utilizzato in Big Bang Theory. Esatto. Se qualcuno di noi in futuro dovesse trovare la macchina del tempo, verrà oggi qui adesso. Adesso. No, 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 non va. Bene, ci sono anche altri esperimenti, non mi soffermo perché volevo parlare anche di altri argomenti. Sì, cioè, così possiamo cambiare base. Ah, giusto. Sì, perché parliamo un po' anche del periodo dal quale stiamo uscendo. No, questo lungo periodo di Covid-19 lockdown. Io aspetto il titolo. Sembrano ormai lontani i momenti in cui correvamo al supermercato per accappararci zombie l'ultimo no. rotolo di carta no, igienica è... l'ultimo cubetto di lievito sì. l'ultima confezione di farina, la manitoba. Voi lo avete fatto? Sì. Se anche voi avete contribuito a svuotare gli scaffali del discount vicino a casa siete probabilmente emotivi scrupolosi sì, e certo. vi sentivate minacciati. Questo lo dice la scienza. A marzo 2020, alcuni cittadini europei, statunitensi e canadesi si sono sottoposti anonimamente alla valutazione del Brief Exaco Inventory,
sì, hanno raccontato quanto si sentivano minacciati dalla pandemia, descrivendo i loro comportamenti in quarantena, in particolare specificando quanta carta igienica avevano usato negli ultimi mesi. Questa cosa, cioè, la carta igienica, il no, metro però di Paragogia, il metro di misura era la carta igienica. Perché uno studio pubblicato sulla ormai famosissima Plus One, sì, ah beh, sì, chi non ha analizzato i risultati. È emerso innanzitutto che chi era più avanti con l'età tendeva a fare sorta di carta igienica, ovvio, che in Europa lui, il prodotto veniva acquistato più di frequente, sì, mentre in Nord America ogni acquisto avveniva invece in grandi quantità, quindi meno frequente, okay, ma uscivi con rotoli e rotoli. Esatto. Lo studio ha poi rivelato che gli accumulatori di carta igienica, tra la, sì, quale vi annoverate anche voi, no, sarebbero, no, tipi, guardi, no, tipi ansiosi, no, perfezionisti, molto organizzati e diligenti, sì, 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 oltre che emotivi e spaventati dall'emergenza sanitaria. Dove l'ha raccontato Andrea? Chi, sì, ma chi non lo era? Ecco, chi non lo ha dato questo identikit? Sì, sì, diciamo. Lei, professore, quanta carta igienica ha comperato sotto il lockdown? Ma io sono ancora lo stesso rotolo. E rotoliamo via con questa, sì, puntata di Metodo. Che tra l'altro vorrei dire, abbiamo cominciato col bagno e finiamo in bagno. Secondo lei è casuale? No, nulla è casuale. Con lei nulla è casuale. Cioè. Non è casuale che torneremo anche la settimana prossima in diretta. Ma invece quello è casuale. Ah, sì. Ma io non so se ci arrivo. Ma forse è causale. Vi salutiamo. Ecco. Ciao. Buon IBAN. Ciao. Sì. Mezzogiorno di Focus.